Scegli il giusto flusso. Ho introdotto. Avevo un'idea diversa per questo talk in realtà. Come potete vedere, l'abstract parla di un racconto, una storia, di delle interfacce che adesso sono diventate super complesse, delle applicazioni web che hanno sempre più requisiti, più tipi di utenti. Però iniziamo col passato, con il c'era una volta. C'era una volta in JavaScript, poco tempo in realtà. Già se si parla di 3 o 4 anni fa, il top del top era jQuery, era la libreria super fantastica che faceva tutto. Adesso trovare un progetto con jQuery è un dolore assurdo. Come ho già detto, una volta non c'era il. C'erano delle pagine web, non c'erano applicazioni. Quindi JavaScript era odiato da tutti ed era anche inutile, giustamente. Poi un giorno le pagine web diventarono applicazioni web. Colpa del monitor, io ho fatto bene le slide. Però sviluppare in JavaScript era ancora un dolore. Proprio per la mancanza proprio di supporto. Poi c'era Internet Explorer che fa le cose a modo suo, quindi era davvero problematico fare applicazioni web. Quindi la community iniziò a creare dei tool, partendo da Dojo, MooTools, jQuery, e arrivando poi a un vero ambiente formato, adesso sviluppare web è proprio un vero e proprio lavoro di sviluppo, non è più una cosa da smanettoni. Le complessità sono aumentate e sviluppare web application è diventato già un po' più figo, no? Vediamo un sacco di gente, io faccio il front-end web, vabbè, sviluppo front-end web e qualcuno inizio a pensare che nelle interfacce web ci andasse bene un MVC. Angular è stato uno dei, diciamo, una delle librerie che ha spinto di più su questa direzione, sul two-way data binding. Però penso che tutti, dopo aver utilizzato per un po' di tempo l'MVC nelle interfacce, siamo accorti che è arrivato a un certo punto non scala. Proprio perché il flusso di comunicazione è un po' casuale, certo, comunque è imposto, però la complessità cresce maggiormente allo scalare dell'applicazione. E un'applicazione web dovrebbe essere capace di evolversi durante il tempo, proprio perché sia le necessità degli utenti, sia le idee pazze di chi sviluppa prodotti cambiano durante il tempo. E quindi le applicazioni dovrebbero essere almeno prevedibili. Io devo riuscire più o meno a prevedere che facendo una determinata modifica non si spacca tutta l'applicazione. E quindi, vabbè, Facebook, penso a Flux, ha una libreria che imponga un flusso unidirezionale, ponendola come cosa super figa. E questo per aumentare la prevedibilità di un'applicazione web. Perché se il flusso è unico, ovviamente allo scalare la complessità aumenta di meno. E in questa prima libreria c'erano un bel po' di. A dire il vero, all'inizio era una libreria molto minimale. Facebook ti dava solo il dispatcher e l'event emitter, basta. Poi il resto lo lasciava a te. Ti diceva solo come svilupparlo il resto. L'importante era mantenere questo flusso qua, cioè la view chiede agli action creators di generare azioni, magari
anche in base a qualche dialogo che ha col server. Queste azioni, che sono dei messaggi o dei comandi, vengono tramite il dispatcher inviati a tutti gli store. Gli store prendono queste azioni e in modo sincrono modificano lo stato dell'applicazione, perché è loro responsabilità gestire lo stato di tutta l'applicazione per essere la sorgente della verità sul soft truth, in inglese suona meglio, della nostra web application. Gli store poi notificano alle view quello che è cambiato. Dicono: "Hey, c'è stato un aggiornamento", e le view reagiscono mostrando all'utente quello che è successo. Però abbiamo detto che Flux è stata la prima implementazione, era anche molto minimale, e proprio per questo ha fatto in modo che nascessero milioni e milioni di librerie che fanno Flux. Queste sono solo certe che velocemente sono riuscito a trovare sul web, quelle un po' più conosciute. Però quindi è diventato difficile scegliere una buona implementazione di Flux, proprio per tutta questa varietà. Ultimamente, però, Redux sta iniziando a diventare sempre più uno standard, quindi magari potremmo iniziare da quella. Redux è basato su tre principi fondamentali: quella della single source of truth. Prima ho parlato che gli store possono essere multipli in Flux. In Redux questo non è vero, perché lo stato di tutta l'applicazione deve essere memorizzato in un punto unico. Questo per semplificare operazioni sullo stato, come possono essere quella di precalcolarlo lato server e inviarlo alla parte client per idratare e fare server side rendering. Poi lo stato è read-only. Lo stato può essere modificato solo tramite le azioni. Questo è una regola che in realtà era già imposta da Flux, però Redux la enfatizza applicando il terzo principio: le modifiche possono essere effettuate solo da funzioni pure. Chi sa di qualcosa di programmazione funzionale? Quanti sanno che cos'è una funzione pura? Ah, esatto. Una funzione che non ha side effect, quindi è una funzione che, dati degli argomenti, restituisce un output senza generare dei side effect. Ma i side effect sono come effettuare il locking di una variabile, modificare il DOM, oppure mutare un oggetto. Quindi modificare degli attributi di un oggetto senza generare, quindi non applicare il concetto di immutabilità. Conoscete tutti il concetto di immutabilità? Vabbè, brevemente, un oggetto immutabile è un oggetto che non cambia. Se io voglio aggiornare quindi questo stato, che è un oggetto immutabile, posso farlo solo generando un nuovo stato. Questo può essere effettuato in maniera efficiente aggiornando solo il percorso che ho bisogno di modificare. E ci sono varie librerie in JavaScript che ora si stanno affermando, come ad esempio Immutable.js, che sono molto performanti e permettono di evitare cali di performance e sprechi di memoria. Poi un'altra libreria che ultimamente ho trovato abbastanza interessante è MobX. MobX non è una vera e propria implementazione di Flux, però diciamo che non ti dà molto di meno di quello che ti dava Flux all'inizio, quindi tutto il resto attorno si può sviluppare senza problemi. Ho preferito citarla in questo talk perché è completamente l'opposto di Flux, di Redux, perché mentre Redux enfatizza l'immutabilità per functions, MobX si basa sulla mutazione, perché ovviamente l'immutabilità
comporta comunque degli sprechi di memoria, dei possibili leak nel caso in cui noi non dialoghiamo bene, non gestiamo bene i riferimenti. Mobix ti permette di sviluppare con strutture dati mutabili e in più ogni elemento di questa struttura dati è osservabile. Quindi a ogni modifica di questo elemento, di questi attributi, c'è una reazione. E il principio fondamentale di Mobix è il data derivation, cioè il fatto che in uno stato, in una struttura dati, le informazioni siano normalizzate. E tutto quello che può essere calcolato in base a questo stato normalizzato viene calcolato tramite le derivazioni. Mobix intende come derivazioni i valori computati, cioè i valori calcolati, e le reazioni, quindi tutto quello che in base alle modifiche dello stato comportano una modifica anche dell'interfaccia o un console log. Ecco, adesso immagino che dopo questa prima buttata a rotta di collo in Flux sia stato un po' pesante. Quindi partiamo subito con la demo, che ha avuto la brillante idea che in realtà sono queste slide. Io ho sviluppato queste slide con Flux, in realtà con una versione custom di Flux che in realtà è Redux, però l'ho fatto per divertimento personale. E una cosa che subito possiamo vedere è che è lo stato di questa applicazione. Sperando che. Non è facile. Ecco qua. Io ho messo un logger ad ogni mutazione dello stato. Siccome lo stato è immutabile, io nel console log ci tengo tutti i vari passaggi di stato. E questa è l'ultima modifica che ho effettuato. Ho lanciato un'azione next che mi ha fatto avanzare l'attributo fragment. Infatti, se vi ricordate, sperando che ci arrivo. Non lo so, mi pare che Firefox non lo permette. Comunque, è questa l'ultima azione che ho fatto. Se invece torniamo indietro di una slide, proviamo a fare un control più. No, non si ingrandisce. Ah, no, è andato. Va bene così, più grande? Ok. L'ultima azione che ho fatto è stata. Ah, ho scrollato anche. Prev. Quindi dalla slide 23 mi è passato alla slide 22. Un'altra azione che potrei fare. Questa la vedo un po' più complicata. Quindi diciamo che ogni attività lancia un'azione e l'azione modifica lo stato, Esatto. giusto? Ogni attività lancia l'azione. Quindi c'è l'action creator che mi ha generato questa azione qua e tramite il dispatcher ha inviato il comando allo store che ha modificato lo stato, creando un nuovo oggetto, una nuova source of truth. Adesso vediamo un po' il codice, anche se immagino che qua devo. Non si vede niente, eh? Qualcuno sa. Ah, meglio? Faccio più grande? Ok, questo è come ho scritto le slide. Io ho sviluppato l'applicazione in vanilla JavaScript per emulare un po'
come funziona RevealJS. Non ho usato RevealJS perché fa uno styling troppo spinto e volevo fare una cosa un po' più leggera. Però l'idea di lasciar compilare le slide semplicemente scrivendo HTML, quindi non utilizzando un React o una cosa simile, mi è sembrata bella. Ma speriamo che becco il file. Ah, che dolore al collo. Che file è questo? Allora, cerchiamo, partiamo prima dalle actions. Questo è? Ok. Queste sono i miei action creators. Sono delle funzioni banalissime che ritornano un oggetto plain. L'unica vera regola da seguire quando si genera un'azione è che l'attributo type deve essere una stringa e l'attributo type indica l'operazione da effettuare. Poi il resto è completamente libero. Io ho utilizzato però un pattern per le actions che si chiama Flux Standard Actions per dare un po' di regole alla cosa. Allora, come abbiamo visto, c'è la action di initialize, che serve a generare uno stato iniziale, perché io ovviamente non utilizzando vaniglia JavaScript ho bisogno di, con l'approccio che ho scelto, ho bisogno di leggermi prima il DOM per capire quante slide ci sono, in ogni slide quanti frammenti posso trovare. E per rappresentare i frammenti ho fatto un array che indica che per ogni slide ha il numero di frammenti. Quindi prendiamo in esempio setSlide. SetSlide invia il comando setSlide e come valore c'è il numero della slide che voglio mettere. Banalissimo. Adesso passiamo a chi deve gestire la cosa. Beccato? Sì. Ci sono vari modi per scrivere i reducer, che sarebbero le funzioni pure che modificano lo stato. Diciamo quello vaniglia è di fare un big switch che ci caccia l'azione e esegue le operazioni. Set slide è l'operazione un po' più banale perché prende lo stato e sovrascrive l'attributo slide e mi resetta il valore di fragment. Invece c'è move next e move prev che sono azioni contestualizzate allo stato, quindi ho bisogno di andare a leggere lo stato per capire cosa fare. E come componentino di esempio, questo? Sì. Ho scelto il mio sistema di routing, che in poche parole reagisce al cambio dell'hash, leggendo il valore della slide, che c'è dopo, fa il dispatch dell'azione e mi setta la slide. Ovviamente se la slide è un valore accettabile. Invece si registra allo store vedendo quale slide adesso è attiva per potermi aggiornare l'URL, quindi avere un match. Invece se... vabbè, penso che basti così. Proseguiamo. Tutto chiaro? Deve essere stato pesante. Vedo delle facce appese. Ok. Allora. Speriamo di riuscire a tornare. Dov'è il mouse? Dove sei? Vabbè. Ok, è andato. Abbiamo fatto vedere la nostra code demo. Adesso che abbiamo capito un po' che cos'è questo Flux e in particolare come funziona Redux, vediamo che cosa sono i suoi componenti. Beh, le action abbiamo già detto che sono degli oggetti base, no? Che descrivono quello che è successo nell'interfaccia.
Poi ci sono le Flux Standard Action che provano a portare un po' di regole in questa anarchia dell'action. In particolare è obbligatorio mettere tutte le informazioni dell'action in un attributo payload, tutti i metadati nel meta, e in caso di errore il payload deve essere un error e deve essere settato l'attributo error a true. È comodo utilizzare le Flux Standard Action perché in giro ci sono varie utility che funzionano con questo tipo di action qua. Come ad esempio Redux Promise, che se il payload è una promise, catcha l'action e aspetta la risoluzione della promise. Gli action creators creano e dispacciano i messaggi. Questo era nella prima versione di Flux. In quel caso, gli action creators avevano due responsabilità, quella di creare le azioni e di dispacciarle, cioè di comandare a dispatch di dispacciarle. In questo approccio era facile fare delle azioni asincrone. Bastava chiamare una web API, aspettare che venisse risolta e effettuare il dispatch. Nel caso di prima io dovevo fare un valore di ritorno e il valore di ritorno può essere 1 e quindi questa cosa non la potevo fare. Con questo approccio è semplice anche fare optimistic updates. Quanti di voi sanno che cos'è un optimistic update, anche se il nome lo suggerisce? Vabbè, in poche parole, un optimistic update è un aggiornamento dell'interfaccia che se ne frega di quello che può tornare il server, sperando che tutto funzioni e poi nel caso in cui qualcosa non va bene, fa il rollback dell'interfaccia e dice all'utente, oh, qualcosa è andato male. Però come abbiamo visto con Redux, le action hanno meno responsabilità, quindi è più facile riusarle, comporle e gestirle, sono anche più scalabili. Però, come ho già detto, così è più difficile fare azioni asincrone, perché io posso ritornare solo un valore. È il dispatcher quello che si occupa di, in realtà è la view quella che si occupa di effettuare il dispatch. Questo viene risolto dai middleware, che in poche parole sono delle funzioni che si mettono tra il dispatch e gli store, e modificano quello che è l'azione generata dall'action creators. Quindi nel caso in cui nel payload, come ho già detto, c'è una promise, il middleware può risolverla. Oppure se io ho un'action che deve essere dispacciata solo in alcuni casi, il middleware può vedere qual è lo stato e fare il dispatch solo in alcuni casi. Se ho bisogno di fare operazioni di cache o roba del genere. Quindi passiamo alla nostra sorgente di verità, gli store. Come ho già detto prima, gli store sono in Redux, ma anche in MobX, sono dei semplici oggetti, dei contenitori di informazioni. In questo caso ho tre to-do che mi indicano dei task. Il classico esempio to-do MVC. In questo caso ho bisogno di sapere quanti task sono stati completati. Quindi mi viene la brillante idea che può essere il reducer o il modificatore dello stato a aggiornare il valore completati. Però, come ho già detto prima, in questo caso la base di dati non è normalizzata, perché il valore completati è una computazione dell'array dei to-do. Quindi, se faccio qualche errore nel codice, potrei trovarmi in uno stato incoerente. Ovviamente, però, fare derivazioni, specialmente in stati molto grandi, può essere un'operazione costosa. In questo caso, ad esempio, io devo contarmi quanti task hanno l'attributo completed davvero. Magari può esserci un caso in cui i task sono 1 milione, spero che non ci sia perché fare una cosa del genere in un'interfaccia web è un po' esagerato, però potrebbe diventare costoso.
Quindi ci sono metodi per ottimizzare questa cosa. Quindi la soluzione è normalizzare i dati e derivarli tramite degli strumenti. Con Redux, lo strumento ufficiale per fare questa cosa è ReSelect. In poche parole, ReSelect mi deriva lo stato tramite dei selettori che vengono computati solo quando i valori in input cambiano. Siccome lo stato di Redux è immutabile, fare comparazioni su sottoalberi o alberi dello stato è semplice. Perché basta verificare che il riferimento non è cambiato per sapere che quel valore è rimasto lo stesso. Quindi nel caso dei todo, riapplico questa, ricalcolo i todo completati solo quando l'array todos cambia. Perché essendo immutabile, se viene modificato todos, verrà cambiato il riferimento. MobX invece costruisce un grafo delle dipendenze facendo il tracking dell'accesso alle proprietà. Qualcuno penserà, ma sta cosa in JavaScript si può fare? Come cavolo fanno questi a capire come io accedo a un valore dello stato? Ebbene, in JavaScript, in S5, sono stati introdotti i getter e i setter, quindi tu puoi definire lo stato che definisci con MobX, viene tutto manipolato attraverso getter e setter, quindi lui vede in quali getter chiami, in quale contesto e capisce cosa ti serve per fare, capisce quali sono le dipendenze tra le varie derivazioni. Uno penserà, ma questa è quindi roba automagica. Vediamo un po' come funziona. MobX, questo è più o meno il modo per definire uno stato o uno store in MobX. Ho l'array dei todo e ho la derivazione, il valore derivato del completed count che mi calcola quanti todo sono stati completati. Poi c'è la funzione di autorun nella quale io posso registrare dei valori da analizzare e fare reagire praticamente la funzione, lanciare questa funzione solo quando le derivazioni, cioè le dipendenze, cambiano. Quindi se io vado nei todo e aggiungo un todo in questo modo strano che era definito, che era nell'esempio di MobX, avrò nel console log completati 0 di 1. Perché prima tenevo nel console log completati 0 di. Se invece marco questo elemento come completato, lui mi stamperà completati 1 di 1. Vista come è fatta la cosa, sì, è automagia. Perché comunque c'è un meccanismo complicato che capire come funziona per prevedere i risultati non è proprio semplice. Uno si dovrebbe un po' fidare. Quindi, conclusioni? Usa Redux se preferisci avere il controllo della tua applicazione. Redux alla fine è molto banale, molto semplice, la dimensione della libreria è di 2K e lascia gran parte del lavoro a te. È un approccio più che una vera libreria. E usa MobX se pensi che l'immutabilità possa essere uno spreco di risorse nella tua libreria. Perché comunque gestire l'immutabilità non è semplice. Io al lavoro sviluppo con Redux e ho un widget che mi conta la memoria per stare sempre attento che non ci siano leak. E oggi, ad esempio, ho perso una giornata intera per colpa di jQuery che mi faceva un leak su una variabile e non mi dialogava un valore. Quindi ogni volta che facevo un'azione mi cresceva a dismisura la memoria. E però grazie alla profilazione continua sono riuscito a trovare il problema e a gestirlo. Senza una profilazione continua. Scusa? Memory tab, è roba di Firefox, chi usa Chrome non ce l'ha.
Firefox è figo. E questo è tutto alla fine. Penso di essere.